Comitato Cambiamola, noi siamo contro l'autostrada Bergamo-Treviglio, la cosiddetta Bergamo-Treviglio che prima si chiamava IPB. Il Comitato Cambiamola, trovate il nostro sito www.cambiamola.it, è nato per raccogliere, per dire un no deciso a questa opera. La nostra prima iniziativa è stata quella di raccogliere le firme, abbiamo iniziato il 3 e il 4 di marzo, siamo arrivati ormai a 6.600 firme, ma ci mancano ancora 3 o 4 comuni abbastanza grandi, quindi speriamo di riuscire ad arrivare al nostro obiettivo che era quello delle 10.000. Oggi questa biciclettata per aiutare, per farci vedere e per passare ancora nei paesi e raccogliere altre firme. Il collegamento Piedemontana Brebemi non può essere secondo noi questo, che hanno aggiunto il pezzo che da Zingonia va a Bergamo, che nel PGT provinciale non era prevista come autostrada, adesso hanno cambiato autostrada. E questo tipo di intervento non risolve i problemi dei cittadini, perché facendo l'autostrada non so quanti prendono l'autostrada per andare da un paese all'altro. Doveva essere come una tangenziale, e non come autostrada, ma una strada, una tangenziale che non sono le quattro corsie in trincea che dopo arriva a 50 metri di territorio e spreca un territorio che non è di poco conto. In più Levate è quello, assieme a Osio Sotto, quello più penalizzato, perché proprio li distrugge. Noi Verdellino, per dire, non prende un metro quadro del nostro territorio, però uno non può chiudere gli occhi dell'impatto che andrebbe a creare anche sul nostro territorio. Insomma, passerebbe autostrada vicino alle scuole, vicino alla zona residenziale. Quest'oggi la biciclettata passerà anche tra i terreni che verranno praticamente devastati da questa autostrada, quindi tutta la zona delle campagne, soprattutto da Stezzano verso Osio, che è molto bella, che è molto ricca, sia di cascine vecchie, comunque una zona anche considerata archeologica, dal punto di vista idrologico molto importante. Per cui passiamo anche in mezzo a questi campi, a questa campagna, per vedere quello che adesso c'è e che domani potrebbe scomparire definitivamente. Verdellino, Levate, Osio Sotto e Osio Sopra, che sono i quattro che hanno detto no a questo tipo di intervento, stanno percorrendo tutte le strade possibili. Noi, c'è un articolo che qui dice che noi, i comuni che hanno detto no con delle motivazioni, noi possiamo fare ricorso al Consiglio dei Ministri. Insomma, questa strada l'abbiamo fatta, un documento che abbiamo firmato i quattro sindaci, e adesso stiamo vedendo la risposta, stiamo aspettando la risposta. La settimana all'altra abbiamo mandato un sollecito in regione per vedere a che punto è, insomma, stiamo ancora aspettando. Quando avremo la risposta di questo, i quattro sindaci faranno una riunione, un'assemblea per spiegare ai cittadini come ci stiamo muovendo. Anche i comuni che hanno detto sì, e per carità, io non vorrei, ognuno prende le decisioni sul suo territorio, anche se tutti dovremmo guardare con un occhio più sull'area, non solo nel territorio del comune. Più di un comune ha detto di avere un attimo di attenzione in più, specialmente sulle Vate Osio, dove crea dei grossi problemi. Ecco, un occhio di riguardo, nel senso di vedere se c'è la possibilità che sia il meno impattante possibile. Ecco, questo qui. Però la conferenza di servizio, non valgono i consigli, vale il sì o il no.